Questo progetto di funivia c'è da un sacco di anni, io sono di quelli che pensano che non si dovrebbe fare. La valle qui di fianco è quella dove ho passato tutte le estati della mia infanzia e adolescenza, da quando sono nato ai 20 anni. Mi sono allontanato dalla montagna per un po' di anni e poi c'è stato questo grande senso di nostalgia, per cui ci sono tornato a vivere. Oggi ho 45 anni, quindi sono 15 anni che passo qui diversi mesi all'anno. Abitando qui mi trovo ad avere relazioni con persone che conosci, ci lavorano praticamente tutti. Questa è una pista da fondo che abbiamo alle spalle. 200 metri più in là c'è la pista da discesa. In Valle d'Ayas le piste danno lavoro veramente a tantissima gente, quindi so che cosa significa qui lo sci. So che per l'80% delle persone che abitano in Val d'Ayas è il lavoro, è l'economia, è il pane quotidiano. E, tuttavia penso proprio anche in questo senso che quel vallone sia talmente bello e prezioso e che di piste ce ne abbiamo già talmente tante, che casomai il problema delle piste sarebbe capire cosa ne sarà adesso che non nevica più. Qui in questo momento ci dovrebbero essere metri di neve, mi ricordo febbraio di qualche anno fa, dove veramente arrivava la neve ad altezza d'uomo. Invece c'è questo vallone meraviglioso, selvaggio per quanto possa appunto essere selvaggio un posto nelle Alpi, nel senso che anche lì ci sono i segni del pascolo, dell'agricoltura, della canalizzazione delle acque, è anche un luogo con un valore etnografico per come è stato abitato e lavorato dall'uomo. Sono di quelli che pensano che un posto così sarà sempre più prezioso in futuro, anche nel senso economico, nel senso che se noi capiamo come valorizzarlo, come portare lì un turismo rispettoso, allora quello può veramente fare economia. Un'economia della conservazione che non è un'economia dello sfruttamento, perché costruire un impianto o costruire una pista significa edificare, antropizzare un luogo e sappiamo che da lì non si torna più indietro. Allora io credo che qui appunto la proposta legata allo sci sia già molto abbondante, ci sono chilometri di piste, migliaia di sciatori tutti i fine settimana, invece si sta sempre più impoverendo la proposta legata ai parchi. Questa cultura che viene molto dall'America, perché l'hanno inventata loro nell'Ottocento, l'idea di conservazione a Yosemite, a Yellowstone, eccetera. E noi non l'abbiamo ancora abbastanza imparata, non facciamo educazione su questo. Insegniamo ai bambini a sciare e quei bambini da grandi amano sciare perché l'hanno imparato da piccoli. Non gli insegniamo abbastanza a camminare in un bosco, a riconoscere gli alberi, a osservare gli animali selvatici, ad andare in un alpeggio e vedere come si munge una mucca o si fa il formaggio. Questo valore didattico della montagna, in cui io credo molto, è quello che poi porta le persone da grandi, ma lo dico perché è successo a me, ad amare un luogo così, venirci a passare del tempo, trovarci una felicità. Nella cultura dei montanari, che io ho un po' conosciuto, l'inverno è la stagione da passare in fondovalle, la stagione in cui la montagna andava lasciata lì, perché è pericolosa, perché è inutilizzabile, perché ecco, non era fatta per l'uomo. Ovviamente la modernità ha cambiato questi equilibri, non c'è niente di male in questo, le cose cambiano, io non sono uno che pensa che debbano sempre restare uguali. E quindi nello sci poi si è trovata anche la possibilità per i montanari di vivere la montagna d'inverno, di lavorare la montagna d'inverno, anziché andare via a fare i muratori all'estero o tutte le cose che si sono fatte, insomma era anche un luogo di grandi emigrazioni questo. Però è un equilibrio che è necessario cercare perché ci sono valli, luoghi di questa valle che veramente assomigliano a un Luna Park in certe domeniche d'inverno. Hai la sensazione di persone che arrivano senza conoscere il posto dove stanno andando, è proprio un turismo di consumo, anche un po' di aggressione. Non spingere sull'acceleratore del divertimento, del carosello, ma anzi, cercare di comunicare qualcosa di diverso anche alle persone che arrivano qui nei sabati e domeniche di febbraio. Mi sembra un progetto forse utopico, ma a cui dovremmo lavorare.